Risollevare gli incassi che a parte Natale fanno patire l'industria del cinema forse non sarà una missione impossibile. Almeno sulla carta il 2012 è un anno di grandi blockbuster, a cominciare il 27 gennaio dal ritorno di Tom Cruise, alias Ethan Hunt, in una nuova impresa. In primavera arriverà The Avengers, come dire il film dei film che mette insieme da Capitan America ad Iron Man. Julia Roberts e Charlize Theron saranno le streghe di due rivisitazioni di Biancaneve. E l'Italia si comincia ridendo l'8 febbraio con il film Sexy di Fausto Brizzi. C'è una coppia, Fabio De Luigi e Claudia Girini, in profonda crisi sessuale che viene rivitalizzata dall'arrivo in famiglia di un pornodivo, Filippo Timi, al suo primo ruolo comico. E in attesa di un autunno in cui arriveranno gli Hobbit di Peter Jackson e gli ultimi vampiri di Twilight, anche tanto cinema d'autore. Attesi Fincher, Amelio, Bertolucci, Soldini, Giordana e Daniele Vicari con Diaz.